Nel vivo della nostra serata, e come ben avete capito, questa sera c'è la consegna della Martinella d'Oro 2019. Chiamo qua a mio fianco il presidente Gianfranco Bononi e il raggiù Giuseppe Colombo. Consiglio direttivo della famiglia Legnanese ha deciso di conferire la benemerenza Martinella d'Oro 2019 al quotidiano online Legnano News con la seguente motivazione. Il quotidiano online Legnano News, nato 10 anni fa da un'intuizione del giornalista Marco Taglié con Luciano Cassina e Vincenzo Armatura, ha portato e porta in tempo reale nelle case e nei luoghi pubblici notizie di cronaca, di economia, di politica, di eventi sportivi e sociali e culturali che interessano il territorio dell'Alto Milanese. I frequenti servizi fotografici, le riprese video in diretta hanno arricchito ulteriormente l'informazione, in particolare quella riguardante la manifestazione che coinvolgono un vasto pubblico come il Palio Legnanese. La disponibilità della redazione a coinvolgere nuove leve del giornalismo in spazi di intervento nella redazione del giornale ha inoltre dato la possibilità a diversi giovani di sperimentare le proprie capacità nel campo specifico, favorendo l'avvio di ulteriori esperienze. Chiamo ora le persone che dedicano il loro tempo e la loro grande passione per far vivere questo quotidiano. Il direttore Marco Taglié. Amministratore Milo Simonetti, il vice direttore Valeria Arini, questa sera ho visto in sala anche uno dei soci fondatori, Luciano Cassina, che invito anche lui al nostro fianco. Consegna ora il presidente la Martinella d'Oro al direttore, anzi a tutta la redazione Legnano News. A questo punto penso che sia dovere, indispensabile avere a tutti voi proprio due parole su questa serata. Partirei dal vice direttore Valeria Arini. Buonasera a tutti, ringrazio la famiglia Legnanese per questo importante riconoscimento che ci è stato dato. Io sono a Legnano News. Mi sentite? Chiedono di abbassare un pochino la musica. La musica. Rimane un intermezzo musicale. Allora aspettiamo che finisca il video. Allora,
quest'anno abbiamo compiuto 10 anni. Io sono entrata a Legnano News nel 2013, giusto Marco? E in questi anni siamo cresciuti, diciamo, parecchio. Grazie alla disponibilità di Marco, grazie a Milo, grazie a chi ha fondato il giornale, abbiamo qua appunto anche Luciano. Abbiamo cercato in questi anni di seguire la comunità legnanese in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi settori. Siamo cresciuti anche professionalmente, tante persone sono venute a lavorare da noi, abbiamo avuto tante colleghe nuove. Ringrazio appunto chi ci ha fatto crescere e niente, speriamo di fare sempre meglio e di stare vicino appunto a Legnano, all'Alto Milanese, seguendo il più possibile tutti i settori. Lascio la parola a Milo. Mi unisco ai ringraziamenti di Valeria per questo riconoscimento che ci fa davvero molto piacere, soprattutto per la vicinanza che sentiamo anche con la famiglia legnanese. E non a caso nelle motivazioni dette da Alberto si fa riferimento anche alla nostra attenzione verso i giovani, verso la crescita che possono avere nella nostra redazione. E questo è da sempre un tema molto caro anche alla famiglia legnanese. Io sono fermamente convinto che questo premio e anche l'affetto e la disponibilità che vediamo nelle persone quotidianamente sia da ricercare, da ritrovare nella passione che tutte le nostre giovani giornaliste e i nostri giovani collaboratori mettono ogni giorno nel loro lavoro. Quindi condivido questo premio con loro e mi fa davvero molto piacere. Lascio la parola a Luciano. Ma per me è una sorpresa dover parlare, perché io non faccio più parte da un paio d'anni di Legnano News, ho ceduto il passo a Milo, ma quello che voglio ricordare sono soprattutto le motivazioni e come è nata Legnano News. È nata da una scommessa un po' folle di due persone, inizialmente il Marco Taie ed io, che già 10 anni fa non eravamo propriamente di primo pelo, però avevamo questa, passatemi il termine, questa grande passione verso sia il Paglio che verso la città di Legnano. E da lì abbiamo cominciato a pensare di mettere in piedi qualcosa a livello comunicativo che in quel momento non esisteva, e abbiamo occupato uno spazio che in quel momento era libero. I primi tempi sono stati molto duri. Io ricordo con Marco quando festeggiavamo in maniera molto entusiasta i 300-400 contatti giornalieri, adesso sono qualche decina di migliaia, credo, no? E ci ha spinto ad andare avanti tutta una serie di cose che sono entrate in questa porta che noi abbiamo aperto, che anche noi non ci aspettavamo. Abbiamo trovato collaborazione nei primi sponsor. Mi piace ricordare, a fianco a noi da subito c'è stata la Banca di Legnano con il Mauro Mezzanzanica, che ci ha dato una grandissima mano inizialmente, ma è stato molto faticoso, anche perché insomma gli unici introiti che supportavano Legnano News e che supportano credo ancora adesso erano le sponsorizzazioni. Noi eravamo degli emeriti sconosciuti ai tempi e si faceva veramente tanta fatica, però è bellissimo vedere adesso questa redazione con queste ragazze, anche un ragazzo, giovani che con l'esperienza che si sono fatte sono diventate giornaliste con tanto di esami superati al, non so come si chiama il vostro, il vostro, come dire, istituto giornalistico, e che hanno trovato in Legnano News una professione. Questa è la cosa che anche a me, che oramai sono uscito da Legnano News, fa veramente veramente piacere, e auguro un proseguio molto più ancora entusiasmante di quello che abbiamo fatto noi. Bene,
Allora la parola al direttore Marco Taillé. Grazie, buonasera. Per noi è sicuramente una buona sera. Una sera inaspettata, imprevista, per me personalmente un po' imbarazzante, perché ho trascorso una vita dall'altra parte e trovarmi qui, insomma, sono un po' emozionato. Credetemi, non ho mai visto la redazione così motivata come questa sera. Qualcuno mi diceva che era come se avesse vinto la Champions. È uno juventino, quindi dovete credergli. E io vorrei parlare più di loro che non di altre cose, perché hanno già detto tutto gli amici qua alla Banca di Legnano, ma io che ricordo anche Caironi, che ci aveva dato la possibilità di mettere il suo bannerino, ma non chiedermi una lira, mi disse. Anzi, devi continuare a collaborare con la Martinella. Cosa che fai? L'aspetto dei giovani è quello che ci è interessato di più. Questa professione che loro stanno perseguendo è merito sicuramente loro. Noi li abbiamo aiutati. E il fatto che l'Ordine dei giornalisti in 10 anni abbia promosso 8 nostri giovani vuol dire che abbiamo rispettato sia quella parte economica fondamentale, perché per noi è una questione morale pagare sempre correttamente i nostri collaboratori, sia di istruzione, cioè siamo riusciti a istruire ragazzi che non facevano questo lavoro a diventare giornalisti attraverso un esame all'ordine che, insomma, credo che non sia da tutti ormai. Luigi Frigo, il fotografo più discreto di Legnano, vieni Luigi, lo conoscete tutti. Luigi è ante Legnano News, ci conosciamo da una vita, lui è un fotografo artistico, lui è cresciuto alla scuola, possiamo dirlo, di Gianfranco Leva e fotografava i girasoli. Un bel giorno l'abbiamo portato a fotografare i cavalli, correva più lui dei cavalli, credetemi. A una partita di calcio c'era il rigore, tu sei entrato in campo, l'arbitro ha sospeso la partita, i suoi inizi da fotoreporter sono stati questi. Oggi credo in tutte le manifestazioni gli organizzatori mi dicono: mi raccomando, porta però Luigi a fare le foto, perché senza di lui non c'è spettacolo. Grazie Luigi. Grazie a te, grazie a tutti. Ante Legnano News e anche Sergio Latorre, un mio carissimo amico. Sergio, su in piedi, fatti vedere che almeno ti riconoscono tutti. Sergio passa dal palio allo sport, dal basket al calcio con una facilità enorme. Ha un record al quale lui tiene tanto, lo dico io, quello di entrare sempre in pista, finita la corsa, ed è il primo che raggiunge il Fantino per farsi raccontare la vittoria, che non dice niente il Fantino, però lui è là, sotto il cavallo, con il microfono in mano a intervistarlo. Tra il 2011 e il 2012, a cavallo, nel momento in cui siamo cresciuti e il giocattolo aveva bisogno di aiuti, abbiamo strappato alla cultura e all'arte Gea. Gea è un artista, è una scultrice, esce dalla cabina di Brera. Lei non lo dice, ma la mamma è orgogliosa perché sta ancora esponendo adesso all'estero. Lei non lo dice, ma è vero. E Gea è diventata giornalista, credo, nel 2014, è stata la prima con noi a superare l'esame. Io chiedo scusa alle forze dell'ordine, qualche volta aiutatemi a gestirla, perché è troppo vivace la ragazza, so che vi rompe un po' le scatole, aiutatemi a gestirla. Bravissima Gea. Dopo Gea è arrivata Valeria. Per noi avere Valeria è stata una fortuna enorme, anche perché Valeria ha portato una famiglia, famiglia Rini, che per noi ha un valore proprio di imprenditore, di persona vicina al mondo sociale, al mondo del volontariato. E quindi Valeria è una risorsa anche proprio da un punto di vista sociale. E con Valeria non posso non nominare Milo Simonetti, che ha preso il posto di Luciano con la famiglia Simonetti. Francesco è una persona stupenda, è un uomo di palio, ma è soprattutto un uomo che ama la vita sociale ed è un benefattore. Lo posso dire, Francesco? Sei stato forse il primo
sei stato forse il primo, non lo diciamo perché c'è Monsignore e secondo me è giusto che lo sappia, è stato il primo a dare una mano, con Anch'io San Magno, come si chiama? Oddio mio, mi sto sbagliando, Anch'io San Magno. Perché Francesco entra sempre in chiesa da un portone e voleva proprio restaurare quel portone. Lo aiutiamo a restaurare quel portone, Monsignore, per favore. La redazione poi si è rafforzata ancora di più, è arrivata Manuela, la nostra professoressa. Manuela ha una particolare predisposizione per il microfono e quest'anno è stata la conduttrice in diretta del Palio in televisione. Aveva a fianco a sé dei mostri dell'oratoria, Alessio, Francesco, Palmieri, Marinoni e Amanda Colombo, e credo che abbia gestito molto bene tutta la diretta. Lei è laureata in lettere o comunicazione invece Chiara. Chiara Lazzati è sparita, non la vedo. Ah, è qua. Ha lavorato. Chiara ha tutta una storia dietro a lei, l'abbiamo assunta praticamente alle 2 di notte perché ci era piaciuto il modo con cui era entrata in Legnano News alle 2 di notte con un articolo e gli abbiamo detto tu devi venire, parliamoci, e Chiara oggi segue tutto il territorio, da Canegrate praticamente fino a Rò, è lei che cura tutto il territorio di Legnano. Manca Leda Mocchetti. Leda Mocchetti ha partorito una bimba da poco tempo, da pochi giorni, e quindi è impegnata con Ginevra. Leda è laureata in giurisprudenza, anche lei è diventata giornalista con noi. Dicono che certi risultati si ottengono solo se alle spalle una donna. Noi ne abbiamo 5 e non solo, ma abbiamo anche 3 bambine, 2 splendide figlie di Valeria e una di Leda, quindi ci siamo assicurati la squadra completo. Quando poi abbiamo cercato di rendere più visivo il sito attraverso il video, è arrivata una piccola squadra, Diometti, ma anche una signora. JJ è un altro molto discreto, ormai penso che lo conoscete tutti, il nostro regista, lui dice che è dottore in cinematografia, ma è una laurea che se l'è inventata lui. arriva dall'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, però comunque è regista. Abbiamo l'ingegnere, il nostro ingegnere David Marangio, è il vero regista della diretta del Palio. Lui parte a Natale per arrivare alla diretta del giorno del Palio. L'abbiamo in cuffia ed è quello che ci dice fermatevi la pubblicità, fermatevi il video, ci fa il mazzo perché sbagliamo qualcosa. Direi che è stato un grandissimo acquisto. Vicino a lui vedo Noemi, rappresenta Smart News, che è quella pillola giornaliera di video sulla cultura, sulla salute, sulla cucina, sullo sport, perché crediamo che queste piccole pillole di video diano al sito una modernità che serve anche come comunicazione. Manca Alessandro Canavese è il tecnico dello streaming. Noi nell'ultimo tempo abbiamo attuato questo metodo di dare le dirette, siamo stati i produttori della diretta della Basket Legnano per 3 anni attraverso proprio il canale della Lega. La Lega ha scelto noi e credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro con Alessandro Canavese. Spero di non dimenticare nessuno dell'emozione. Chi manca di là mi fai segno? Tua moglie. Mia moglie. La moglie non ha bisogno, mi supporta da 40 e passa anni, quindi donna. Niente, volevo chiudere, spero di aver dimenticato qualcuno, ragazzi, no, dimenticato chi? Vincenzo, credo che Vincenzo qua fosse di casa, è stato un socio fondamentale, la sua scomparsa è stato un momento difficile, infatti stavamo tentennando. Poi invece abbiamo deciso di proseguire e quindi anche in memoria di Vincenzo credo che sia stato fatto questo lavoro.
Mi permetto di chiudere con una citazione che oggi, proprio per caso, a messa, Don Fabio Viscardi, il mio parroco, distribuisce sempre l'ostrestazione, e sarà stato un caso, ho trovato questo pensiero di Monsignor Mario Delpini. Il titolo è L'attestato. Monsignor Delpini dice che in qualsiasi casa c'è sulla parete un attestato della scuola, della ditta, della benemerenza. Per noi oggi diventa la Martinella. E Monsignor Delpini finisce dicendo che questo attestato deve essere motivo di soddisfazione non solo per quello che si è fatto, ma deve essere anche motivo di responsabilità per contribuire alla buona vita di tutti. Io mi auguro che quando andrò con Luigi ancora a fotografare i girasoli, e non sarò più in redazione, ecco, la mia redazione sappia perseguire questo risultato. Essere responsabili per il bene di tutti, per la città. Grazie. Bravo. Scusate, sono andato lungo, scusatemi. Prendila, non lasciarla qua. Prendi la scatola. La scatola. Mino, prendi la scatola. Come va? Tutto bene? Emozione? Insomma, emozione, dai, emozionati. Contenti, ragazzi? Ma è vera, quella vera? Sì, sì. Chiedeva se era quella vera. Tutta d'oro. Prima di passare la parola al nostro presidente, ho visto in sala